Siamo nella centralissima piazza di Morges insieme a Mimmo, che è il presidente della Proloco, perché vogliamo illustrarvi tutti gli appuntamenti che non bisogna assolutamente perdere di queste festività tra Natale e Capodanno. Allora Mimmo, tantissimi sono gli eventi in programma, cominciamo piano piano dal primo, arriviamo fino all'ultimo. Sì, abbiamo messo in piedi parecchi eventi quest'anno, in poche parole dal primo di dicembre al 24 dicembre c'è l'Avvento, dove tutti i bambini si possono trovare alla sera sotto il Comune Vecchio, dove si crea una storia, dove possono allestire un albero di Natale insieme a delle persone, dei nostri volontari che stanno allestiscono il tutto. Ecco. Il 7 di dicembre c'è l'inaugurazione della pista di pattinaggio che è collocata dietro la chiesa di Morges. Il pattinaggio è aperto dal giorno 7 fino al 15 di gennaio, sarà disponibile per tutti i ragazzi per poter pattinare. Ci saranno dei corsi anche per i bambini delle scuole, perciò credo che sia una bella iniziativa. Il 10 di dicembre è la giornata clou, dove si inizia al mattino alle 10, dove ci sarà un mercatino che ha tuttora, oggi abbiamo più di 75 banchi, che si svolge in tutta la giornata, e verso le 5 di sera ci sarà l'accensione dell'albero, dove ci sarà la partecipazione della banda musicale di Courmayeur e La Salle, ci sarà la clicca di Saint Martin de Corléans e poi ci saranno i bambini dell'asilo che canteranno delle canzoni sotto l'albero di Natale. E lì ci sarà poi l'arrivo di Babbo Natale, dove si accenderà l'albero di Natale. Ancora da non perdere la mostra che verrà inaugurata il 10 dicembre alla Torre della Scie di Fabio Cuffari. In poche parole il titolo della mostra è Da altri mondi e sicuramente è una bella mostra da vedere. Il 23 invece volevo ricordare che ci sarà l'ultimo giorno che i bambini potranno incontrare Babbo Natale, dove potranno lasciare le ultime letterine per qualcuno che si è dimenticato di imbucarle nella nostra cassettina. Da non perdere il 31 di dicembre, la sera di Capodanno, dove i graffiti italiani ci allieteranno con la loro musica nel palco montato sulla piazza di Morges. Con questo abbiamo concluso, diciamo, il 2022, inaugurato il 2023, ma non è tutto. Non è tutto, perché il 2023 inizieremo con la possibilità, diamo la possibilità alla gente di vedere le nostre montagne innevate con i voli in elicottero. Il 3 gennaio potranno iscriversi alla Proloco e prenotare i voli, e chiaramente non si può finire con la Befana, che è il 6 gennaio, dove la Befana scenderà dal campanile e donerà le calze ai tutti i bambini come tutti gli anni. Mimmo, una parte importante anche che ha il territorio di Morges, la sua chiesa, una chiesa storica, una chiesa molto apprezzata anche per via del suo parroco che tiene unita tutta la comunità, ma una cosa bella, particolare, è il presepe. Ce lo vuoi raccontare? Certo, questo presepe è creato da un gruppo di ragazzi che lavorano per la chiesa, e questo è il risultato, credo che sia un bel risultato. Oltretutto, se volete vedere, ci sono i tre campanili, visto che il nostro parroco gestisce le tre parrocchie, gestisce la parrocchia di Morges, di La Salle e di Derby, e così sono stati raffigurati i tre campanili delle tre chiese. Io vorrei anche aggiungere una cosa: il parroco insieme al comune, insieme alla Proloco, non sono tre campanili ma sono tre unità, tre forze che tengono unite, diciamo, un po' tutta la popolazione per vivere le festività del Natale e del Capodanno, sia per quanto riguarda la parte ludica, sia anche quella spirituale. Credo che la parte religiosa non ci sono campanilismi, tutto è tutto per tutti.